credo che questa sia la persona più adatta a soddisfare le vostre esigenze. Ha fatto grandi studi a Parigi e non meravigliatevi se non ha mai esercitato qui a Firenze. Ormai sta per ripartire per la Francia. Questo mi garba poco. Non vorrei che mi portassi in un bosco e poi mi lasciassi in un ginepraio. Non abbiate paura. Se prenderà un impegno, lo porterà fino in fondo. Per questo mi fido di voi. Sapete, non desidero che mi si venda fumo per arrosto. Ma infatti adesso io vi porterò da lui e così vi parlerete. E se troverete che non è degno della sua scienza, ne risponderò io. E basta con le chiacchiere, andiamo! Ma dove abita? Abita proprio qui, su questa piazza. Quello là è l'uscio. Alla buon'ora, falla chiamare! Callimaco! Callimaco! Yeah. È in casa, Callimaco! Chiami maestro, ma lui non bada a questi titoli. Stai attento che se la presa storta, guai a te. Chi mi vuole? Bonadies, domine magister. Obis bona, obine doctor. Sentite, se volete che io rimanga qui con voi, parlate in modo che dica questa, altrimenti non c'è storia. Quali buone faccende vi conducono qui? Sentite, io desidero una cosa che un altro non vorrebbe. Io vorrei avere un bambino, ed è per questo che ho osato recarvi disturbo, maestro. Non è affatto un disturbo aiutare delle brave persone come voi. Tanto più che ho sgobbato per anni a Parigi solo per aiutare i vostri pari, messere. Grazie, vi sono debitore. Se in futuro avrete bisogno della mia opera, vi servirò volentieri. Ma adesso torniamo a noi. Avete già scelto la località precisa per... Imprenderione! Piano, piano. Prima di tutto, è necessario scoprire le cause della sterilità. Nam, cause sterilità di sunt, aut in semine, aut in matrice, aut in instrumentis seminaris, aut in virga, aut in causa estrinseca. Oppure voi potreste essere impotente, e se così fosse non vi sarebbe alcun rimedio. Impotente? Io? Ma non mi fate ridere, vi assicuro che in tutta Firenze non c'è uomo più gagliardo di me. E allora state certo che un rimedio lo troveremo. Sentite, non c'è un altro rimedio anziché dei bagni? Mia moglie lascia malvolentieri Firenze. Scusate, Calimaco, ma non dicevate di conoscere certe pozioni che fanno ingravidare? Sì, ve lo dissi. Ma non volevo passare per ciarlatano agli occhi di chi non mi conosce. Potete star tranquillo, ormai sono nelle vostre mani. E non dicevate anche che per fare queste pozioni occorre l'urina della paziente? Sì, certamente. Di questo non si può fare a meno. Nessun problema! Vado subito a farvela fare. Un calice, va bene? Va benissimo! Quando avete fatto, tornate pure qui. Grazie. Ormai prendo dalle vostre labbra. Padrone, deve essere un grand uomo. Oh, quello che credete? Il re di Francia, avete grande stima di lui? Sì. E quindi, deve stare molto bene in Francia? No. E va bene. Qui vivono solo spinorci e migliori, che non sanno apprezzare alcuna virtù della vita. Se abitasse qui, non lo stimerebbe nessuno. Io non posso dire, ho sputato sangue.
bisogno di loro. Ho altri rimedi io. Tu però non andare a dire in giro quelle certe cose, altrimenti me la fanno pagare. Non temere. Adesso vado. Aspettami qui. Torno su. Oh, andate, andate pure, andate. Oh. Se tutti gli uomini di legge fossero come lui, staremmo freschi. Ma quel dopo di Ligurio e di mio padrone fregano, svergogneranno. Oddio! Oh, ma in fondo sono proprio contento. L'importante è che non si sa che giro ti metti. Questo dice ci uccide. Oh, ecco che sto scendendo in casa con lui là in mano. Che gonzo! Chi non riderebbe di lui? Ho sempre fatto quello che hai voluto tu. Adesso fa quello che dico io. Oh, se avessi saputo non avere figli, avrei sfondato la contadina. Tu, sì. Sì. Accompagna. Certo, quanta fatica ci vuole per farle fare un po' di pipì. E pensare che anche lei non vede l'ora di avere un bambino. Abbiate pazienza. Per fargli fare ciò che si vuole alle donne, bisogna usare le parole giuste. Ma che le parole? E il bastone ci vuole. Il bastone. Quindi donne ne capisce poco. Oh. Vale! Vada al tuo maestro da Ligurio e di che qui è tutto pronto. Anzi, vado, vado! Dottore, non cominceremo a farci niente. Il problema sarà convincere la donna, ma troveremo il modo. Avete con voi ciò che vi ho chiesto? Prego, maestro. Questa urina mostra debolezza di reni. Sì, è un po' torbida. Eppure la fate adesso. Ma non meravigliatevi di questo. Nam, muri e risurine, sun semper maiores grossitiei, ed albedudinis, et minoris pulcritudinis quam virorum. Bevo io. Perfetto. Sentite come ragiona bene di queste cose. In realtà, ho paura che costei la notte sia coperta male. Ma vi assicuro che la notte è sempre coperta benissimo. È vero che però sta sempre inginocchiata a recitare Pater Nostri e Maria. Sentite, Messer Nicia, io vi troverò in rimedio. E se voi avrete fiducia in me, lo accetterete. Se vostra moglie non vi darà un figlio, entro un anno io vi darò 2000 ducati come risarcimento. Dite pure! Ormai mi fido più di lui che del mio confessore. Non c'è cosa più sicura per far ingravidare una donna che farle bere una pozione di mandragora. Cosa che ho sperimentato più volte. Se non fosse per la mandragora, la regina Francia stessa sarebbe senza figli. E non solo lei. Per quanto? Davvero? Certo. E la fortuna è proprio dalla vostra parte. Infatti, qui con me tutte le erbe medicinalis ad mixturam. Per la pozione, capite? E quando dovrebbe prendere? Questa sera. Luna lena est. Insomma, la luna è ben disposta. Non sarà un problema. Voi pensate alla pozione e io penserò al resto. Però c'è un'ultima faccenda. Quale faccenda? Dopo che vostra moglie avrà preso la pozione, il primo uomo che giacerà con lei morirà entro 8 giorni. Oh, cazzo! Questa fantasia! Non la vorrei! State tranquillo, il rimedio c'è! Cioè, quale sarebbe?
piacere vostra moglie un altro uomo. Per una sola notte, ovviamente. Una sola, eh. Costui si prenderà tutta l'infezione della mandragola. Così voi potrete tornare con lei liberamente. Liberamente. Io però... Ah, io non voglio farlo. E perché? Non voglio far diventare mia moglie puttana e io con lui. Se è solo questo che vi preoccupa, lasciate che me ne occupi io. E come? Sentite, Sir Disha. Io, questa sera, dopo cena, vi darò la pozione. Voi la darete a vostra moglie e dopo la manderete a letto. Così, io, voi, Ligurio e Sino ci travestiremo e andremo in giro per i mercati a cercare la persona adatta a noi. Così, il primo garzonaccio che troviamo lo vendiamo e a suon di mazzate lo portiamo qui. Lo mettiamo a letto con vostra moglie e domani mattina lo cacciamo via per sempre. Beh, se l'ho fatto anche il re di Francia, posso farlo anch'io. Però c'è un'ultima questione da risolvere. E che cosa? Convincere mia moglie. E voi dite il vero, anche se io non vorrei prendere moglie se poi non ne potessi disporre come voglio. Io ho trovato il rimedio. Sì? E quale sarebbe? La faremo convincere dal tuo confessore. Ma chi convincerà il confessore? I soldi, Calima, con i soldi. E se non volesse parlare con il suo confessore? E ve la faremo portare dalla madre. Oh, e anche questa è su, Calima, andate in casa a preparare la pozione. Io e Messer Nicia andiamo a parlare con la madre. Madre, ci rivedremo stasera.